Spettacoli, presentazioni di libri, silent play, tavole rotonde, concerti, laboratori destinati sia adulti che ragazzi e bambini, per un fine settimana tiene e diventa la culla di una rivoluzione culturale che mira a promuovere una società dove maschile e femminile non sono in contrapposizione o in competizione, ma collaborano come in una danza in vista di relazioni più armoniose e ricche. Un percorso che non può che partire dalla valorizzazione dell'universo femminile e le sue potenzialità, per poi porlo in relazione con la società attuale, impostata su misure e modalità largamente maschili. L'occasione è data dal Festival Passo a Due, che in 3 giorni non solo toccherà tutti gli ambiti, da quello delle relazioni interpersonali fino al mondo del lavoro, ma condurrà i partecipanti in presenza, ma anche in streaming, a sperimentare in prima persona l'arricchimento dell'incontro fra generi diversi. Il progetto, a cura del centro di produzione teatrale La Piccionaia e dell'agenzia Logica, ha il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Pari Opportunità ed è promosso insieme al Comune di Thiene e alla consigliera di parità della provincia di Vicenza. Viviamo in un'epoca, spiegano Carlo Presotto della Piccionaia e Rosanna Bonollo di Logica, che sembra aver perso di vista la ricchezza e la bellezza dell'incontro con l'altro. La conseguenza è una sempre maggiore difficoltà a mettersi nei panni degli altri, una fatica che riverbera particolarmente in tutte le relazioni fra uomini e donne, sia affettive che lavorative e sociali. Il risultato è un bagaglio di incomprensioni, possessioni e insicurezze. Il progetto, coordinato dalla direttrice organizzativa Nina Zanotelli, supervisionato da un comitato scientifico, si è sviluppato in due tempi. Una prima fase ha previsto un forte coinvolgimento delle scuole, laboratori e spettacoli. La seconda si concentra fra il 21 e il 23 maggio e prevede incontri, spettacoli e laboratori dislocati tra Villa Fabris e il suo parco, il teatro comunale, l'auditorium Fonato, la palestra dell'Istituto Ceccato, le opere parrocchiali e il patronato San Gaetano. Villa Fabris, domenica 23 maggio, all'interno dell'undicesima giornata nazionale delle dimore storiche aperte, sarà visitabile con l'accompagnamento di un gruppo di studenti dell'indirizzo turistico dell'ITET Ceccato, formati per l'occasione.